Ecco, allora approfittiamo adesso che è finita la telefonata con Maria per dire che il nostro sindaco Paolo Calcinaro è appena arrivato qui in sede da noi al notturno di Radio Fermo 1. Ecco, buonasera Paolo Calcinaro. Buonasera Paolo. Buonasera Cristina, buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Innanzitutto grazie mille per averci onorato la tua presenza in questi giorni comunque concitati subito dopo la tua elezione. E quindi ce l'avevi promesso e noi possiamo dire che per ora sei uno che le promesse le mantiene, già una Sì, cosa è bellissima. vero, la Per nostra l'ha cominciare, mantenuta, quella che ha fatto a noi. esatto. Anche perché qui è un po' anche stata casa mia, anche se stavo dalla parte tua, lì dietro il vetro, Esatto, quindi sì. no? Quante cose dobbiamo sapere stando qui. Quindi sai Sì, benissimo che fino a 2 mesi fa. di là è molto più caldo che di qua, perché qui si sta quasi freschi, invece di là siete abbastanza al caldo. Accaldati. No, però abbiamo acceso la. Perché c'era Paolo Calcinaro, nuovo sindaco? Non dobbiamo farlo scancallanca perché è venuto con una magliettina a maniche lunghe. E hai capito? Allora dovevamo, lo sapevamo che sarebbe venuto vestito. Quindi abbiamo un E abbiamo un ventilatore. ventilatore dietro di te, non so se lo senti. Forse lo metti a due, lo devo mettere a due, l'ho messo a uno. Quindi ringraziamo tantissimo per essere venuto. E guarda, una cosa che vogliamo chiederti è che abbiamo letto del fatto della tua nomina lievemente in ritardo, quindi vogliamo assicurare tutti che è solo una cosa burocratica, Sì, se ce la spieghi in due per parole è cui semplice, semplice. semplicemente c'è stato un ritardo. Sì, assolutamente. La commissione del tribunale incaricata alla verifica delle schede, insomma, ha trovato dei problemi, ma non legati alle schede, ma proprio al loro lavoro. E quindi non si è potuta avere l'investitura oggi pomeriggio, ma si avrà domani in tarda mattinata. Perfetto, quindi finalmente Fermo avrà il nuovo sindaco. Anche perché pure a controllo di voti ricordiamolo a tutto che hai vinto 70-30, per cui quanti voti vogliamo controllare? Cioè, quindi comunque Diciamo la che vittoria è non stata. credo che ci saranno ricorsi al TAR per il Ecco, riconteggio, insomma. sembra abbastanza improbabile. Le tue prime sensazioni da sindaco? Le sensazioni, vabbè, sono quelle di una grande soddisfazione, di una grande emozione, perché tramite me questa città ha voluto parlare, ha voluto dare un messaggio forte e chiaro che magari nei decenni scorsi era anche mancato, è un po' la prima volta. Tramite me, perché insomma poi io mi sento portatore di un messaggio della città a questo punto, in queste dimensioni. Chiaramente accanto alla soddisfazione, all'emozione, subito dopo, anche per come sono fatto un po' di carattere, è subentrato il senso di responsabilità e quindi già da ormai, diciamo, quasi 48 ore si pensa sempre al domani, quindi dobbiamo per forza restare concentrati, restare sul pezzo, insomma, per dare seguito a questa spinta che ha dato Fermo. Ho capito, quindi sicuramente è stata una campagna elettorale difficile, ma il bello deve ancora venire. Adesso Il bello, il brutto, bisogna vedere, bisogna dipende dai punti di vista, però tanto deve ancora venire, questo sì. vedere. Per cui tu sei sicuro di avere gli occhi addosso di tutti i fermani e quindi lavorerai sicuramente al meglio per portare un vento di novità in questa città. Ma sì, ma io sono sicuro di una cosa, che continuerò a essere quello che sono, cioè un cittadino che vive in mezzo ai propri concittadini, ci vive e ci vive bene. Quindi io credo che questo sia già molto importante per i fermani, non vedere un sindaco che stia sul piedistallo, ma un sindaco che viva la vita di tutti i giorni e con questo potrà magari anche vedere e capire qualche problematica di tutti i giorni, no? Che viene affrontata in questa città. Certo, senza perdere di vista i grandi temi, ma questi sono evidenti e saranno da affrontare al più presto, insomma. Bene, per cui noi ti auguriamo sicuramente buon lavoro e possiamo essere testimoni del fatto che comunque a Fermo ci sei sempre stato, quindi comunque ti sei sempre visto in giro, sei sempre stata una persona tra le persone, quindi che comunque parlava con la gente, comunque si confrontava con persone di tutte le età. Noi, io e Simona, in quanto facenti parte dell'Associazione Amici di Piazza, siamo particolarmente contenti del fatto che tu hai sempre valutato molto l'associazionismo, per cui si è parlato molte volte di quanto le associazioni poi possono
Ero anche alla prima riunione. Esatto, no? Adesso lo possiamo dire, eri anche la prima riunione. Tra gli 80. Gli amici di piazza tra gli 80 di quel lontano ottobre. E anzi ne approfitto perché mi ha mandato giusto due messaggi Luigi Rocchi, salutami il sindaco. Per cui... Ciao. Salutami il sindaco e se non avessi capito salutami il sindaco. Ciao Luigi, buona serata. Ciao Luigi Rocchi. E quindi sicuramente possiamo augurarti buon lavoro e strapparti un'altra promessa che tornerai magari dopo, non so, 100 giorni. 6 mesi, 100 giorni, sono 3 mesi soltanto, diciamo. Vabbè, no, tornerai dopo 100 giorni a fare il punto della situazione, quindi a dirci... Ma come no, ma qui a Radio Fermuno torno spesso e volentieri, insomma... Sei quasi di casa. Sono quasi di casa e devo dire che anche quando ho fatto, insomma, ho rivestito il ruolo da amministratore, da assessore, da vice sindaco, ho avuto un grandissimo rapporto e supporto anche... Da Mario Rossetti, che ogni volta, insomma, voglio ricordare qui a questi microfoni, insomma, una figura, un altro innamorato di Fermo che purtroppo non c'è più, però una persona, insomma, che ha dato tanto a questa città e appunto tramite questa radio ha sempre supportato l'attività di Fermo, insomma, sia quella sportiva che quella sociale. Perfetto, noi adesso seguiremo con ansia la tua nomina degli assessori perché li vorremmo tutti uno per uno, in certo, modo che si possa parlare comunque anche al notturno di Radio Fermo 1 di quali sono i progetti per la città da parte dei vari assessori. Giusto.